numeri impressionanti, inarrivabili sulla singola gara ma anche all'interno di una sola stagione, atletismo incredibile, a parziale giustificazione di una tendenza a dominare che non è spiegabile senza tirare in ballo una tecnica offensiva d'élite. Wilt Chamberlain resta impressionante anche a distanza di decenni, anche senza averlo mai visto. Oggi, per la nostra classifica sul GOAT Debate, parliamo di lui. È capitato recentemente di vedere un video di azioni di Wilt riproposto ad alta definizione e a colori. L'impressione che lascia sbalorditi è quella di trovarsi davanti ad un giocatore che dominerebbe anche oggi, che lo avrebbe fatto pure 20-30 anni fa. Insomma, uno che non sfiorisce mai. Titolare di un fadeaway letteralmente immarcabile, una delle tante skills all'interno di una gamma difficile da calcolare per varietà e quantità. Tra queste, anche capacità passatorie talvolta sottovalutate e una buona attitudine difensiva aiutata non poco da quel corpo incredibile che ha curato anche oltre la carriera agonistica. Nella stagione 1960-61 ha fatto registrare 50 punti di media per gara. 50! Il suo record personale in un singolo incontro è il numero probabilmente più assurdo nella storia della NBA. 100 punti in una partita, ma già sapete, ovviamente già sapete. Così come già saprete che è l'unico giocatore insieme a Russell ad aver catturato 22 rimbalzi di media in carriera, che poi, in quell'anno in cui ne metteva 50 in attacco ogni sera, ne tirava giù la bellezza di 25 dei rimbalzi. E la stagione dopo, quella del 1962-63, non è che sia calato di tanto. 44.8 di media con 24.3. Ed è l'unico nella galassia dei tantissimi all'interno dei 75 anni di storia ad averne catturati oltre 40 in una gara di post-season. In definitiva, inutile star a sciorinare altri dati. Siamo davanti al singolo giocatore probabilmente più dominante di sempre. Ovviamente calcolando i contesti in cui ha calcato il campo e quindi l'epoca e gli avversari che erano decisamente inferiori a lui per fisicità. Tutti tranne uno forse, e cioè quel Bill Russell che in un modo o nell'altro è riuscito a limitare notevolmente il numero di anelli che Wilt avrebbe potuto collezionare. Ne ha vinti solo due. Nel 1967 a Philadelphia e nel 1972 a Los Angeles sponda Lakers. Un po' pochi considerando l'impatto in campo del giocatore e soprattutto valutando che arrivano all'inevitabile decadenza dell'avversario di sempre. Oltre a questo, volendo trovargli altri due peli nell'uovo, non era un creatore se non per se stesso, un classico, ed il suo gioco era inevitabilmente concentrato sullo stat padding, perlomeno all'inizio, cambiando lo stile più volte e adattandosi alle necessità del momento. Forse per lui vincere non è mai stato al top della lista di priorità. Forse. Ma si tratta comunque di quisquiglie. Per fare un paragone più recente, se vi ricordate lo Shaq inarrestabile dei tre titoli a Los Angeles, il livello è quello con le dovute proporzioni. Anzi, il beneficio del dubbio determinato dal limitato materiale recuperabile ci fa propendere per Wilt sopra in un'eventuale speciale classifica del più dominante fra tutti per Prime. È lui il nostro quarto di sempre nel GOAT Debate, impossibile vederlo più in basso, semmai possiamo metterlo in discussione con il nostro numero 3. Che scoprirete nella prossima puntata.